Bentornati con le consuete previsioni a cura di MeteoOne. Il vortice depressionario africano continua ad interagire nel basso Mediterraneo, apportando condizioni di tempo molto perturbato su tutto il centro-sud e in particolar modo sulle aree ioniche di Calabria, Basilicata e Puglia. Tuttavia, il vortice andrà lentamente esaurendosi, favorendo un miglioramento delle condizioni del tempo grazie alla rimonta di una figura altopressoria che andrà a posizionare i suoi massimi sull'Europa centro-settentrionale, relegando così l'Italia ai margini della sua azione, con conseguenti infiltrazioni di aria più fredda da est. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per mercoledì 25 gennaio. Al mattino cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con piogge deboli su tutti i settori centrali e meridionali della Puglia e della Basilicata. Dal pomeriggio miglioramento delle condizioni del tempo, con cieli nuvolosi alternati a schiarite e residui fenomeni più localizzati. La neve potrà cadere sulle montagne lucane e sul subappennino Dauno tra i 700 e gli 800 metri. Temperature, come possiamo notare dalla grafica, in leggero calo nei valori minimi, stazionarie le massime, venti da moderati a deboli dai quadranti nord-orientali, mari da molto mossi a mossi. Ed ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Cristian Mastro Lorenzo con il bellissimo paese innevato di Rotonda in provincia di Potenza e sullo sfondo l'imponente massiccio del Pollino. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di MeteoOne e Teleapula, oppure alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie a tutti per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.